Buonasera e benvenuti, smanettoni. Come state? Sono Kid Rock Fairy e non sono uno youtuber. Questo video, così come gli altri, nasce da una raccolta di appunti, per me e per voi, su delle procedure per conseguire degli obiettivi specifici. L'obiettivo di oggi sarà molto epico e anche divertente. Configureremo From Zero to Hero una pipeline GitLab che farà un rilascio su Salesforce, che quindi migrerà del codice del software da una org di partenza a una org di arrivo in maniera del tutto automatica e passando per le classiche fasi di validazione e distribuzione. Questo video è il terzo capitolo, quello conclusivo della trilogia del Blade Runner, cioè no, del GitLab Runner. Come al solito cercherò di rendere la procedura la più semplice, completa e lineare possibile, a prova di scimmia e cercando a tutti i costi di evitarci dei mal di testa. Non posso però garantire che non ne verranno durante il processo. Poi, a differenza di altri video, in questo caso avremo un sacco di cose da fare e quindi non potrò dilungarmi nei miei soliti spiegoni, dovrò essere piuttosto stringato per evitare di avere un video lungo una quaresima, purtroppo o per fortuna. Infine, prima che mi tiriate una pantofola, questo video non fa per voi se 1. Non avete GitLab come strumento di gestione dei repository. Magari avete GitHub oppure Bitbucket. No, noi useremo GitLab. 2. Non avete un runner disponibile sul progetto. Potrebbe essere sia un runner condiviso sia uno privato, personale, appunto un project. Non fa differenza. L'importante è che sia online, attivo e che quindi possa prendersi cura delle vostre pipeline. Se non ce l'avete e volete configurarne uno, vi invito a vedere i due video precedenti di questo filone, in cui, sempre sul mio canale, in cui vi faccio vedere come si fa e al termine dei quali avrete un runner funzionante. 3. Non avete una org Salesforce con cui poter configurare un'utenza con licenza Salesforce profilo System Administrator. Questo perché è una best practice anche nei progetti reali avere un'utenza dedicata a fare i rilasci. Quindi serve bruciare una licenza Salesforce per avere un'utenza che faccia solo quello. E infatti anche in questo caso faremo così. Nel mio caso utilizzerò un playground di Trailhead. Potete usare una org privata o se siete su un progetto reale potete usare le org di progetto. 4. Non avete già fatto una push di progetto sul repository. Quindi dovreste aver già creato da Visual Studio Code un progetto inizializzato per Salesforce e aver già fatto la prima push, anche se come file non c'è niente di diverso da quelli di default. Se non sapete come si fa, me lo scrivete nei commenti e io ve lo scrivo, oppure se me lo richiedete posso farvi un video in cui vi faccio vedere come si fa. È comunque molto facile da fare e sicuramente ci sono mille guide che potete cercare. 5. Non è proprio un requisito, ma è un consiglio. Io lavorerò su sistema operativo Windows. In questo caso non sono a casa e quindi il mio PC è un vecchio mezzo scaldapizzette e userò Windows 7, però qualsiasi versione di Windows, anche quelle più moderne, andrà benissimo. Se siete su un sistema operativo diverso, alcuni passaggi saranno chiaramente diversi e quindi potreste trovarvi un po' spaesati tra quello che vedete a voi schermo con quello che vedo io. Però qualsiasi sistema operativo può tutto sommato andare bene. Se soddisfate una di queste condizioni, mi dispiace, ma vi consiglio di fermarvi qui, cambiare video, cambiare guida. Altrimenti, cominciamo. Facciamo una lista di cose da fare. 1. Creeremo un certificato SSL con una chiave privata del certificato criptata. 2. Configureremo l'utenza di integrazione, l'utenza che farà il rilascio, appunto, con il profilo System Administrator. 3. Creeremo una Connected App utilizzando il certificato creato al punto 1. 4. Apriamo GitLab e configureremo delle variabili e il file che creerà le pipeline, ossia il gitlab-ci.yaml. Partiamo dal certificato. Scaricate OpenSSL 3.2.0, la versione completa. Questa, la 3.2.0, è l'ultima versione. Troverete che c'è anche un installer un pochino più leggero. No, ci serve quello completo, quindi il più grosso. Scaricatelo,
Io ce l'ho. Qui. E installatelo. Bene, una volta installato vi proporrà di fare una donazione. Se volete, fatela. Andiamo nella cartella di installazione. Nel mio caso è C Programmi OpenSSL Win64. Aprite il file Start. Vi aprirà una finestra con terminale. A questo punto apriamo. Questa procedura la trovate come al solito in descrizione e ci serve aprire questo link. Ora copieremo delle righe nel terminale. Potete non copiare il dollaro perché non siamo su Linux. Tasto destro, incolla. Prima cosa. La chiave non la facciamo da 4096 ma la metà, 2048. Come password si può usare quella che è contenuta in questo articolo, tanto non fa differenza. La seconda riga possiamo copiarla così com'è. La terza riga serve a eliminare un file che poi vedremo dopo, tanto al limite resterà sul nostro computer, quindi possiamo anche evitare di copiarla. La quarta riga invece va copiata, sempre tasto destro, incolla, invio. Adesso vi chiederà una serie di parametri per il certificato che state andando a creare. Se siete in un progetto privato vostro potete mettere quello che volete, se siete su un progetto reale, mi raccomando, chiedete indicazioni o alla Design Authority oppure al gruppo di sicurezza. Città, metto la mia. Nome dell'azienda, metto questo. Qui salto. Per lasciarlo bianco, come c'è scritto anche qua, basta che mettete il punto. Il mio nome, metto, come nome metto il mio tutto attaccato. Qui salto. La password, qui stesso discorso, se essendo in questo caso un progetto didattico, io la lascerò bianca per rendere il tutto più fluido. Però nel vostro caso mi raccomando non fatelo, usate una password. La sicurezza prima di tutto. Bene, a questo punto incolliamo l'ultimo pezzo e in questo modo ha creato il certificato. La scadenza è a 365 giorni. Quando si staccano dei certificati da Salesforce, la scadenza è uguale, quindi diciamo che va più che bene. Ora, notare, la cartella su cui il terminale si è aperto è la cartella C utenti il vostro nome. Quindi andiamoci. E come vedete qui lui ha creato una serie di file, un certificato server.crt, un CSR, una chiave e il file server.pass.key che lui avrebbe voluto da procedura che noi eliminassimo, però finché è qui, diciamo, non disturba poco male. Benissimo, abbiamo creato il certificato. Adesso dobbiamo mettere sotto cifratura la chiave. Come si fa? Sempre dallo stesso terminale di OpenSSL. Due righe, questa è la prima. Tasto destro, incolla. Ora, prima di farlo eseguire, qui bisogna mettere una password. La password che metto io sarà questa, voi sceglietene una, quella che preferite, e deve essere dopo il parametro trattino K. Invio. Vi avrà generato due stringhe, una key con una sequenza alfanumerica e una IV, vettore di inizializzazione. Questi due parametri, insieme alla password che avete scelto, saranno importanti più avanti, quindi vanno memorizzati. Come si fa? Non si può evidenziare la riga, quindi bisognerà andare sul terminale, tasto destro, seleziona tutto, andare sull'intestazione, tasto destro, modifica, copia. Aprite un blocco note, io qui ho degli altri appunti che serviranno per dopo, e poi incollate. E qui vi avrà incollato tutto il terminale.
Quindi avrete sia la vostra chiave, sia il vettore di inizializzazione, sia la vostra password. Teneteli da parte. A questo punto copiamo l'ultimo, con l'accortezza di andare a fare delle sostituzioni. Al posto di IV ci mettete il vostro IV. Io ci metto il mio, voi ci mettete il vostro. Al posto della chiave, quindi accanto al parametro trattino K grande, ci mettete la vostra chiave. Sempre tasto destro, incolla. Ultima accortezza. Questa riga che cosa fa? Si prende in pancia il file server.key che lui si aspetta nella directory c utenti il vostro nome e l'abbiamo visto prima c'è. L'out invece, quindi che cosa sputa? Sputa lo stesso file criptato, però dentro quello che lui si aspetta è la cartella assets. Questo perché? Perché in genere la chiave criptata va a finire in questa cartella. In questo caso noi non ce l'abbiamo, quindi o la create, quindi create una nuova cartella dentro c utenti il vostro nome, oppure semplicemente cancellate la cartella e quindi lo sputate direttamente in questa cartella qua, quella direttamente dell'utente. A questo punto, se andate a vedere, qui, nel mio caso nella cartella con il mio nome, è stato creato un file in più che è la cifratura della chiave. Se siete arrivati a questo punto, allora possiamo dire congratulazioni, perché? Perché il certificato è pronto e quindi adesso la prima parte è a posto. Questo non ci serve più. A questo punto, questo lo teniamo da parte. A questo punto dove si va? A questo punto si fa il login sulla org. Quindi se avete la org andate direttamente. Se invece, come nel mio caso, usate un playground, allora andiamo tramite Trailhead. Ora andate sul vostro profilo senza cliccare e qui spuntano le organizzazioni pratiche, in inglese Playground. Qui io ne ho uno nuovo di zecca o quasi e quindi lo apro. Questa parte è equivalente ad aver fatto il login sulla org che userete per fare i rilasci. Adesso dobbiamo creare un'utenza, l'utenza che poi useremo per l'integrazione. Procedimento standard, quindi setup. Qua potete andare su New User, inserire i vostri dati, inserire la vostra mail, scegliere uno username che è univoco come al solito per tutte le org di tutto il mondo, nel mio caso il pattern è nome.cognome chiocciola nome della org e poi vi arriverà la mail per fare la conferma dell'indirizzo. Una volta fatta, l'utenza sarà pronta. Come profilo, chiaramente utenza Salesforce con licenza Salesforce come profilo System Administrator. Una volta pronta, dovete prendervi lo username e metterlo da parte.
che ci servirà più avanti. Quindi sul vostro documento, sul vostro blocco di appunti qui, avrete la password per l'encrypting, i chiave e vettore di inizializzazione e lo username dell'utenza. Ora bisogna creare una connected app per gestire l'autenticazione. Quindi andate su App Manager. New Connected App. Utilizzate sempre un prefisso, nel mio caso userò questo. Il nome, dategli quello che più preferite. Date sempre dei nomi parlanti, vi consiglio alle app perché in genere ogni app ha una sola responsabilità, no? Quindi in questo caso la chiamo DevOps perché è proprio quello che fa, gestisce la catena di DevOps. Come email ci mettete la vostra. Qui dovete abilitare l'OAuth, come URL di callback, io non me la ricordo mai, la trovate in descrizione, me la copio. Qui usate una firma digitale e come file ci mettete il certificato che abbiamo creato prima, quindi il server.crt. Come OAuth scopes sono 5, anche questi li trovate in descrizione, io me li sono segnati qua. Sono questi qui. Il resto lasciate tutto com'è e ora salvate. Qui dirà. Ci vorrà qualche minuto prima di avere effetto. Bene, allora qui fateci caso. A volte, e questo è altro che mal di testa, queste sono sclerate vere, a volte il certificato non se lo prende. Quindi nel momento in cui non comparisse questa riga, ma comparisse soltanto questa e Enable for Device Flow a false, voi dovrete ritornare in Edit, ritornare qui nella Digital Signatures, ricercarla e riscegliere il vostro certificato una seconda volta. Dopodiché rifare la stessa procedura di salvataggio. Tornare sulla schermata questa qua e vedere se a questo punto la riga compare. Questo è importante perché se il certificato non viene caricato, questa Connected App non vi farà autenticare mai. Adesso andiamo in Manage, Edit Policies e anziché permettere a qualsiasi utente di auto-autorizzarsi, no, soltanto quelli approvati. E salviamo. Questo sempre per questioni di sicurezza. Adesso scendiamo nella parte dei profili e diamo soltanto il profilo di System Administrator. In altre parole, adesso soltanto le utenze che hanno questo profilo, ossia il System Administrator, possono connettersi tramite questa app, che è quello che vogliamo. Per essere ancora più restrittivi, si potrebbe addirittura creare un permission set e darlo a un'utenza sola. Ma per ora, diciamo, va più che bene anche nei progetti reali, soltanto darlo ai System Administrator, che tanto possono fare un po' tutto. A questo punto, torniamo indietro. Andiamo a vedere i consumer details. Quindi clicco qui. Vi sarà arrivato un OTP all'indirizzo email dell'utenza in cui siete dentro, con cui siete dentro.
arriverete sui consumer details della Connected App. A noi servirà il consumer key, quindi copiatelo e mettetelo da parte insieme al resto. Questa pagina potete anche tenerla aperta, che non si sa mai. Ora abbiamo finito anche la parte della Connected App. Quindi possiamo chiudere un po' di pagine. Adesso andiamo su GitLab. Quindi fate login e andate nel progetto su cui avete già precedentemente fatto il commit, la push del template, diciamo, di base per un progetto Salesforce. Nella spalla di sinistra andate in Settings, CI/CD, andate nella sezione Variabili, espandete, e qua voi verosimilmente non avete neanche una. Io, come vedete, ne ho un marasma, però a noi ne servono principalmente 6. Ora, il nome delle variabili potete mettere quello che volete. Come si fa ad aggiungere una variabile? C'è il bottone add. Qui, prima cosa importante, questo va tolto. Perché? Perché tutti i branch di GitLab sono non protetti, salvo diversamente indicato, tranne il master, il main, che è quello in genere legato a produzione. Quindi, se una variabile è dichiarata come protetta, funzionerà soltanto sui branch protetti. In generale, noi vogliamo che le variabili non lo siano mai, quindi questa spuntatela. Questa invece va tenuto. Qui mettete il nome della chiave, il nome, sì, la chiave, insomma, il nome della variabile e il suo valore. Dovete farlo 6 volte. La prima che ci serve sono le tre per fare il decrypting della nostra chiave. Quindi nel mio caso l'ho chiamato Decryption IV, Decryption Key e Decryption Password. Tra l'altro qui è pure scritto sbagliato. Allora, in Decryption Password ci metto, mi sa che non è cambiata, no, My Password 1. Poi, Decryption Key ci metto la chiave che mi ha generato. In Decryption IV ci metto il V che mi ha generato e questi tre sono a posto. Poi ne servono altri tre, che saranno il consumer key, e in questo caso io sto simulando che, per dire, stiamo portando del software da una org di sviluppo a una org di UAT. Quindi in questo caso la mia descrizione è Salesforce-consumer-key-UAT. Qui dentro che cosa ci va? Ci va il consumer key, anzi la consumer key della Connected App che abbiamo appena creato, che quindi è questo. Poi di che cosa abbiamo bisogno? Dell'istanza, della URL dell'istanza. Ora, chiaramente noi in questo caso usiamo quello generale. Quindi usiamo o test.salesforce.com o login.salesforce.com. Quale usare? Dipende dalla org che state usando. Se siete su una sandbox ci va test.salesforce, se siete su una org di reale, diciamo di produzione, ci va login.salesforce. Nel caso in cui, come in questo, siete su un playground, ci va login.salesforce. E infatti qui c'è questo. Questa è la seconda. Poi ce n'è una terza che è lo username dell'utenza che state usando. Quindi anche qua create la variabile, la chiamate come volete. Vi consiglio di usare comunque un suffisso per indicare su quale org finiamo. Poi vi farò vedere un esempio un po' simpatico, complesso, in cui questa differenza diciamo, sarà utile. E ci mettete lo username dell'utenza che volete usare. Bene, prima di iniziare a vedere il file, vi conviene guardare un attimo i branch. Quindi andate in
code, branches. Io qua, come vedete, ne ho 5. Voi probabilmente ne avete uno o magari ne avete già creati altri. Per creare un branch nuovo, andate su New Branch, vi chiederà come, dove staccarlo, è molto intuitivo. Conviene averne almeno 3 in generale, un branch di sviluppo, un branch di UAT e un branch, diciamo, di produzione che sarebbe il main. Bene, a questo punto aprite, Visual Studio Code. Io non ce l'ho su questo computer, quindi userò l'IDE di GitLab, però è molto simile. Io qui sono sul branch main, andate qua sotto e vi mettete sul branch che volete usare. Io in questo caso userò direttamente, farò un commit diretto sul branch di sviluppo. Per poter fare un percorso pulito si dovrebbe fare, sul branch di UAT, scusate, per poter fare un commit, un percorso pulito si dovrebbe fare una commit, una push sul branch di sviluppo e poi fare una merge request verso UAT. Questo lo vediamo dopo. Adesso ci rendiamo le cose semplici, facciamo scatenare una pipeline direttamente tramite push sul branch di UAT e cerchiamo di far arrivare quello che noi buttiamo direttamente su UAT, direttamente sulla org che abbiamo appena staccato. Pausetta e poi riprendiamo.